Cespevi 2012-2013, come va? Ma dunque, il Cespevi, diciamo, nonostante le apparenze, diciamo che i lavori per l'ospedale che ci sono qui accanto ci creano notevoli problemi, sia per la viabilità sia per tutta una serie, però la nostra attività non si è mai interrotta, diciamo, e continuiamo a portare avanti l'attività di sempre. Abbiamo adesso ben tre progetti di ricerca che giungono al termine, si chiudono con quest'anno, col 2012, e poi vabbè, stiamo organizzando tutta una serie di attività per il prosieguo. Ci sono anche tematiche nuove che sono state proposte proprio dagli operatori del settore, in particolare il filone, anche un po', diciamo, in cui, diciamo, si sta cercando di portare avanti da tanto tempo, ma non sono state trovate né risorse né accordo. Ora forse speriamo di riuscirci, ed è quello dei brevetti delle novità vegetali, che è, diciamo, un po' la nostra, come posso dire, mancanza più grande da un punto di vista di vivaismo pistoiese, perché tutti i nostri concorrenti europei hanno sviluppato moltissimo questo settore. E per noi invece è una lacuna abbastanza grave. Ora stiamo cercando di mettere assieme anche tutte le altre istituzioni scientifiche che gravitano nell'area. C'è un grosso interesse da parte delle aziende vivaistiche. Speriamo, ecco, di riuscire a mettere insieme un'attività che riesca a portare avanti, diciamo, un inizio. Poi per il prosieguo, queste sono attività che hanno bisogno di ingenti finanziamenti, e Sì. quindi bisognerà Vederli. andare, no, a cercarli in Comunità Economica Sì. Europea, chiaramente le finanze locali, insomma, Regione, Ministero, non sono assolutamente, quindi ecco, bisognerà attrezzarsi. Per il resto, diciamo che l'altra cosa importante, da quando la banca locale, la Cassa di Risparmio, ha ceduto le sue quote alla Fondazione Cassa di Risparmio, c'è stata una specie, diciamo, di riorganizzazione via anche delle attività, e stiamo cercando anche qui di rifinanziare l'attività della Banca del Germoplasma, che praticamente ha avuto una specie di, diciamo, di stasi in questo periodo di problematiche per i lavori dell'ospedale. Abbiamo avuto degli espropri, abbiamo avuto, insomma, delle difficoltà. Adesso, ecco, la nostra banca del germoplasma, che è stata un attimino, non voglio dire abbandonata, ma insomma, ecco, lasciata un pochino a se stessa, ci stiamo riorganizzando, anche perché è un'attività importante per quello che sarà il discorso dei brevetti vegetali. Quindi quello è materiale vegetale di notevole importanza, da cui si può partire per ottenere nuove varietà, per ottenere nuovi prodotti tecnologici, perché adesso non si cerca più la pianta bella o la pianta che abbia, ma si cercano piante che abbiano una certa funzionalità, quindi piante che sono resistenti ai parassiti, oppure che semplificano la manutenzione negli spazi. Quindi ecco, il materiale già bello che noi abbiamo di partenza potrà essere quello da cui sviluppare materiale funzionale anche. Sì, quindi Pistoia capitale del verde a livello europeo, Cespevi centro d'eccellenza, pensiamo positivo, Assolutamente, non abbiamo mai, diciamo, avuto il minimo dubbio, anche alla luce di una serie di verifiche che sono state fatte nel momento in cui la Fondazione Cassa di Risparmio è entrata. La prima cosa, ha cercato di verificare se gli operatori vivaisti avessero realmente interesse in questo centro, e incassato, come posso dire, la conferma che questo interesse c'è veramente. Allora, dice, andiamo avanti e cerchiamo di riorganizzarci.